la TV. Ora che te le comandi tu, se vorrai un sorriso vola, posandosi leggero su, quello che vuoi tu. Buonasera, sto ridendo perché? Perché è giusto ridere, perché lo sentite già da adesso che la bussola stasera non è piena di pubblico, è stracolma, è pienissima, è troppo, troppo, troppo tanta. Di che cosa è piena? Del pubblico più caloroso d'Italia, più forte d'Italia, che spero ancora una volta ci dimostri con grande intelligenza l'affetto verso aria fresca. Sigla! Voce? Molto bene! Ancora? Ridi il nostro sole, se non ridi tu. Mamma mia ragazzi! Guarda, vai, 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 tempo, 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 pronti a ricantare? Via! Voglio un poco d'aria fresca, spalanchiamo una finestra, ci vediamo dentro la TV. Tutto uguale! Dacci un poco d'aria fresca, ragioniamo con la testa, non guardiamo. Tutto uguale! Tempio della musica e del divertimento, ma soprattutto la sede di aria fresca. E allora fate una panoramica voi amici della regia su questo colpo d'occhio eccezionale che ogni trasmissione d'Italia ci invidia. Stasera una serata particolare, siamo letteralmente sommersi da un pubblico venuto un po' da tutta Italia, eh. Ci sono amici che sono venuti anche questa settimana da Genova, da Alessandria, questi da Piacenza? Dove sono gli amici di Piacenza? Eccoli là, questo è un liquore tipico di Piacenza che poi noi berremo chiaramente fino all'ultima goccia. Poi c'è tutta la scolaresca della scuola elementare di Lido di Camaiore che mi ha fatto anche questa mattina, sono andato a trovargli un bellissimo regalo e tanti disegni che magari vedremo. Troveremo il modo di far vedere. Ma allora, aria fresca, puntata numero 7 di questa seconda edizione. Siamo alla bussola di Focette, tempio della musica e del divertimento, come sempre dico io, ma soprattutto ormai tempio della comicità e della sana risata. Vogliamo iniziare alla grande? Sì. Vogliamo iniziare sì o no questa settima puntata? Sì. Voi mi sembrate sufficientemente caldi, ma prima attenzione! Perché vogliamo conoscere il proprietario della Opel Tigra targata AH155LM. Di chi è? Di chi è? Sta prendendo fuoco! Caramba, che sorpresa! Piangi! Si scherza, eh? Si scherza! È svenuto! Non potevamo... Allora, aspetta. 1, 2, 3, piangiamo tutti insieme al mio 3. 1, 2, 3. Mancarà. Allora andiamo avanti. Si inizia alla grande, diamo l'anima a lui, Don Lurio. Vieni qua, Don Lurio. Carlino, Carlino. Guarda, guarda quanti guagliuncelli che ci sono questa sera. Guagliuncelli miei, non me l'aspettavo proprio. Sono tutti per te, Don Lurio. Ma io sono proprio assai contento, Carlino, di stare qua, perché qua sono tutta gente allegra, sorridente, che oggi è strano. Oggi noi italiani, ci avete fatto caso, siamo diventati un popolo di incazzati, insofferenti, sfasteriati. È vero o no? È successo a un amico mio, ve la racconto così come ve l'ha detto, che ha portato una ragazza in un museo, le ha sussurrato in un orecchio dolcemente Van Gogh, che la ragazza si è girata e ha detto: senti, ma perché non ci vai tu? Cara, è così, è così, vi voglio bene, voglio in cielo. Siamo
Siamo diventati tutti nervosi. Sapete perché? Non ci vogliamo più. Perché? Perché dobbiamo essere a tutti i costi oggi colti, preparati, intelligenti. Oh, non si riesce a trovare una bella persona stupida. Questa fa quattro chiacchiere, grazie a Dio, rilassate, no? Tutto intelligente oggi. La televisione deve essere intelligente, la pubblicità intelligente, le vacanze intelligenti. Ma che vuol dire? La televisione intelligente. Ma allora se la televisione intelligente, a casa mia, un frigorifero è stupido? È così! Il frullatore è... Il frullatore è volenteroso ma non si applica, eh? Io tengo a casa la guerra degli elettrodomestici, è perché i film intelligenti, ne vogliamo parlare, quelli là noiosissimi, quelli iraniani, giapponesi, cinesi con i sottotitoli, che subito il critico del giornale ci scrive da vedere. Uno pensa, ma perché è bella? No, perché io non l'ho vista, a così spero qualcuno una bocca, dice, se lo va a vedere così poi me lo racconta, capite che... È tutto intelligente, gli animali intelligenti, ne vogliamo parlare? Io non sopporto quelle signore che per strada c'hanno quei cagnolini, barboncini, chihuahua, con quelle cose... Chihuahua! Vabbè, la razza non la conosco bene! Insomma... È così! Quelle signore camminano con quei cani, i barboncini, ho detto bene, no? Che, li vedi con quei cappottini che li danno da mangiare coi biberò, poi come ci tengono? Il mio cagnolino è intelligentissimo, gli manca solo la parola. Che tu pensi? E ringrazia Dio, perché se sta povera bestia ne sta parola, ma sai quando te ne direbbe dalla mattina alla sera? Con tu? È così, è così, guagli uccelli! È così! E altri animali intelligenti ne voglio parlare. Il delfino, lo sapete, il delfino tutti dicono che è un animale intelligentissimo. Io ho i miei dubbi. Lo sapete come muoiono la maggior parte dei delfini? Muoiono perché si ingoiano le buste di plastica. Poverini, perché veramente sono intelligenti. Però si mangiano le buste di plastica. Io mo dico, delfino, se sei un animale intelligente, a voi finite ingoiarsi buste di plastica o no? O voi capite che ti fanno male? È così! E le vacanze intelligenti, ne vogliamo parlare? Oh, da quando hanno messo le vacanze intelligenti non ci divertiamo più. Erano così belle, che le belle vacanze stupide su un lettino tutti i giorni a prendere il sole. No signore. Poi come se non bastasse le partenze intelligenti. Oh, non vi fate fregare, ma iniziano i giornali, la radio, la televisione. Italiani, fate partenze intelligenti. Italiani, fate partenze intelligenti. Quest'estate ho visto degli amici miei partire da Roma alle 4 del mattino per Fregene e arrivare lì alle 5 del mattino, tutto chiuso, un'umidità, a dire oh, per hai visto che partenza intelligente? Sì, no, no, è così, no. Ti viene proprio voglia dall'anima a dire sì, la partenza è stata intelligente, ma l'arrivo è stata strunta, perché 5 la mattina a Fregene, che fai? Guagli uccelli! Don Lurio! Cammino! Attento, attento! Allora, aria fresca. Oh, adesso vi stupirò perché vi farò vedere qualcosa che vi sorprenderà con all'unisono un oh! Lo so che spontaneamente vi sarete stupiti, il libro di Aria Fresca è nelle migliori librerie, ma anche nelle peggiori. E poi una sorpresa incredibile, perché abbiamo ricevuto una lettera da Guadalajara. Querido Carlos, conduttore della trasmissione Aero Freiro, ora io la leggo così, che c'è? Poi la leggerò allora, scusa un attimo. Pronto? Oh Roberta, dimmi! No, no, non si è visto, non si è visto. No, non si è visto, il signor Nando non si è visto da queste parti. Allora, no. Io adesso ti chiamo. Aspetta un attimo. Quando ti chiamo, te mi raccomando, vieni di orsa. Va bene. E io ti devo dire che sei... Altro. Allora, se ti dici qualcosa, ti dici yes. Va bene, va bene, yes. Te sei del Massachusetts. Signor Nando, che è da queste parti? Massachusetts, mi raccomando, buonasera. Saluta tutti! Saluta tutti!
la pazienza, saluta a tutti. Fernando, venga, venga. Saluta a tutti, Fernando, la moto non c'è. C'è Roberto. Non me lo agita. La sua segretaria Roberta. La sua segretaria Roberta. Vai buon, chi c'è? Chi c'è là? Ma ce lo dici? Pronto! Anche Roberto. Roberto! Ce l'ho, ti preoccupare, ce l'ho qui. Roberta! L'ha salutato loro. Spero che stasera ci dica che cosa ha. Bella giacchettina, sale e pepe, complimenti. Vabbè. C'è anche la camicia d'aceto sotto. Allora io qui. Senta, voglio sapere, ci dice stasera cosa c'ha? Allora io qui sono un artista molto bravo. M'è stato. Ma ce lo dica. M'è stato anche male, poverino. È malato. Ha avuto l'influenza. M'è toccato buttargli le supposte o la cervottana. Ma aspettavo, sì, io gliele buttavo perché. E ti ho ancora su, Senta, Fernando, guardi, io non voglio niente, dei suoi artisti non mi interessa niente. Allora io saprei anche me. Io saprei. Il cast è al completo. Il cast glielo do io a lei, io saprei anche sì, un'artista sarebbe molto brava. Sì. Ma che la spia, non fa così. E poi non la spia, Io saprei un artista molto brava, che è? Un artista viene dall'est, un personaggio travolgente. Cioè una slava? No, è una slavina, proprio travolgente, è un personaggio straordinario. Se lo vuoi lanciare è molto brava. Vabbè. Poi tra l'altro saprei anche domatore di animali molto bravo. No, guardi. È molto bravo il domatore d'animali, molto bravo. Ma che c'ha di particolare? Lui gli animali proprio ce l'ha in testa, proprio qui in testa, sì, così. Sì, cioè, sì. Tigri, leoni. No, c'ha pidocchi poi là, cioè, me lo guardi. Ma che animali è problemi, ma che domatore è? Molto problemi, Via, forza. Aspetta, abbia pazienza un minutino. Ma che ci avrà? No, però, non si sente da suoneria, c'ho il telefono vibratore. Ah, vibra. Sì, me l'ha regalato il Pacciani per Natale, io lo tengo qui perché me lo devo tenere. Me lo devo tenere. Questi particolari non ci raccogli. Pronto? Allora, ben. Dimmi. Che è successo? No. Non è possibile, Roberta. Accidenti, che è successo? Conti, non è, mandagli un telegramma. Deve essere qualcosa di grave. Mandagli un telegramma per conto mio anche dei Conti, glielo manda anche lei. Ma spendi poco, C Conti, si spende meno. Sì, Roberta, non ti preoccupare. Roberta! Scusi, io lo mando volentieri in telegramma. Ma mi dica che è successo. Un grosso problema. Che è successo? Una disgrazia, immagino. Quando ho problemi fa così. Ah, ma cosa è successo? Ci dica, non ci va. M'è morto un artista, Conti. Accidenti. M'è morto. La presente, io so gli artisti, anche quelli delle pubblicità, sa? La presente, come si chiama? Manolo. Quale? Quello di Sarrampia degli orologi. Quello dei famosi orologi. Sì, della Setto, no? Sì. Ogni hanno chiesto che ore sono, ha fatto. Ma tu vai, ma se no. Mi si è stracchettato al cuore. Vabbè, io non voglio niente. Allora, comunque, solidarietà. Comunque, lasciamo fare. Noi dobbiamo un tocco d'allegria. Noi dobbiamo andare avanti. Ho portato un artista internazionale. No, guardi, dei suoi. Me l'ho portato. Io l'ho portato. Senta, sarà il suo solito tonico rallo, non ci interessa niente. No, è un artista che viene dall'America. E qui ora mi spacco il gomito a fare questa maniera. Gliel'ho portato un artista americano. Beh, molto molto bravo. Vabbè, si chiama? Siamo sicuri? Guardi, non è che è il solito di tutte lei le settimane. Lei vedo che non ha fiducia in me. Non ho fiducia in lei, no. Lo posso chiamare? Lo chiami, ma mi raccomando. Lady Chesterfield. Ho l'onore e il piacere di presentarvi. Chi? Mica sarà Tony Corral. Tony Corral! No, come l'assonanza. Ora si stronca, eh? Ora non vede il filo.
Senta. Un chi fa riconosce, lei un chi fa riconosce, mi raccomando. Scusi. Yes, già yes. L'assonanza yes, di, yeah, del nome. Yes. Ho capito, ha detto yes, ma... Ma sembra Zorro. Yes. Infatti un cantante la cartegno. Quello ha ragione. Senta, allora, ma... Yes. Aspetta un minuto. Abbia pazienza, un minuto sotto la tenda. Quelle... Oh, ma quella... Ma quello è Zucchero. No, è più bravo di Zucchero lui. È molto più bravo. No, intende che è Gioco sì. Cocker. No, via. È un quasi un Alano come sì, cantante. Senta, faccia proprio lo spirito. È molto bravo. Tony yes. Yes. Quali canzoni ci canta? Yes. Mr. Conti, sit sa? You... Ma lei è what straniero? What canzone tu cant? What canzone tu yes, cant? Yes, I ca... I... Ti ho pestato il piede, a tua faccia. Senta, aspetta perché c'è una zanzariera davanti. Ma aspetta. Siamo sicuri che... Cosa canzone canti? I can't, sì. I can't you sing, Lauret Mai. Lauret Mai. Già anche il titolo no, mi ricorda è qualcosa. È un art. Sentiamola, Vai, vai, Tony Collards. Sentiamola un po'. Mario Naka. Vai, no. Ma è lui. No, non può dire ma è lui. Laurita ma è lui. Bimba dorata, la serenata, la canta papà. Cara Lauretta, vieni Lambretta, che questa sera ti voglio baciare. E tutti insieme, ma che tutti, tutti insieme? Maria, tu, Maria, 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 tutti insieme. Ma cosa, saluta tu, chi è? Ma cosa, vieni qua, vieni insieme, tornando. Un altro, un altro. Ah, lì in latino. Là è scritto in latino. Qua invece è scritto... Ora leggo cosa c'è scritto. Cosa... Ah, dove andate? Pensavo fosse ancora il signor Nando. Questa invece, querido Carlos, conduttore della trasmissione Aero Freio. Chime también aquí en México seguimos con mucho gusto. Pensieramos saludar a todas le personalidades della trasmissione, che sareste voi e loro. Nos veremos muy, muy pronto... Muchas gracias per todo, hasta luego, Romano e Simone. Grazie! Allora, vediamo se riusciamo a fare in questa, in questo incastro umano il momento dei tipini. Eccoli! Ecco il momento Sash. Un applauso forte, bello e potente a Sash. Modo di essere. Ci sistemeremo la meno peggio. Eccoli qua. I nostri ragazzi, le nostre ragazze Sash. Sash in modo di essere, ricordatelo bene. Sash non ha certo bisogno di presentazioni. Sono qua, eh. Dove siete? Che sta impallando un po' tutti. Una uscita molto, molto invernale, ma nello stesso tempo sciistica. Perché Sash veste, lo sapete, comunque voi siate voi trend, casual, eleganti, sportivi, Sash di veste e soprattutto di veste ai prezzi più competitivi. Complimenti anche ai nuovi arrivi in questo gruppo, credo che meritino tutti il nostro applauso doveroso, perché sono tutti molto belli e molto belle le nostre ragazze. Ricordate che Sash è in tutta Italia, ho ricevuto una lettera di Francesco e ve la voglio leggere, guarda, mi ha mandato i saluti a tutti, ha scritto Sash Mondo di Estere Aria Fresca Video Music e dice un consiglio a chi non ha ancora provato Sash, vestitevi Sash perché i vestiti sono eccezionali e non costano nulla. Ora Francesco non esagerare, costano qualcosa ma sicuramente sono i più competitivi, ma adesso realmente in questo periodo costano nulla perché ci sono i saldi e quindi potete trovare al di là dei prezzi migliori, ancora migliori se mai ce ne fosse bisogno nei punti vendita Sash che ormai lo sapete sono in tutta Italia. Sash moda di essere il numero di telefono per tutti i venditori che hanno capito il significato di un negozio in monomarca 0558825640 123 moda di essere, grazie. Siamo un po' strettini questa sera, siamo un po' strettini. Grande successo la scorsa settimana per due protagonisti, abbiamo dato questo tocco importante alla nostra trasmissione, cala il silenzio assoluto perché parliamo di attori, parliamo di momento impegnato con due grandi attori della scuola Bene Fratello, scusate, voglio dire i fratelli della scuola Bene Carmelo, i fratelli Atto, eccoli, fatto un po' di confusione, eccoli qua. Bene, venite qua, eccoli qua. Beh, non esageriamo,
Le ho mai chiesto di chiedere se noi esageriamo? No, no mai! Bene. Buonasera. Non hanno ancora fatto niente, non esageriamo. Non si sono ancora espressi al meglio delle loro possibilità, quindi... Bravo, non... ragazzo, bravo! Non andiamo. Bravo! Non hanno ancora fatto niente. Se li merita! Non ha ancora se fatto niente. Sì, ho capito se il mio cuore pulsa per voi, è vero? Anche fate... pulsa, perché si sente un po' di pulsa. Allora, volevo presentarvi due... Toby! To be or not to be. Le abbiamo mai chiesto di interferire nelle nostre cose? No! Mai! Voi avete sbagliato, hai detto Toby, questo è to be. Abbiamo perso il cane. Toby! Vabbè, vediamo a noi. Mi ricordo che si tratta dei fratelli Atto. Bravo! Se lo merita. Lui è il fratello Renato Atto e il mio Rone Atto, Attorone e Atto Renato. Ecco, a chi vogliamo dedicare questa vostra performance di oggi? Io sono addolorato, praticamente è un atto di dolore, perché vorrei parlare di un nostro cugino che è stato arrestato ingiustamente. Accidenti. Perché l'hanno visto in compagnia di una ragazza. Posso dire questo? Un attimo! Devo dire cosa ha fatto, era un attimo di riflessione. Era uno, due, tre. Possiamo andare avanti? Sì, ho un cugino che allora, hanno trovato in compagnia di una ragazzina di 12 anni, è vero, ma... E l'hanno arrestato così. Ma non è colpa sua! No, la ragazza è rimasta incinta. Ma non è colpa sua! Accidenti gravissimi. Ma non è colpa sua! Capito. E come si chiama sto cugino? Non si può dire. Perché? Atto di libidine. Ma guardi, non ho ancora fatto. Senti, guardi, prima di prendere gli applausi, faccia qualcosa. Ecco, allora, scusate, non ha ancora fatto niente. Ecco, allora, vogliamo sentire da dirottelo. Sì, ho capito, ma io voglio sentire la performance di questa sera. Che cosa? Ma... La performance di questa sera. Non è potuta venire. Ma chi? La performance di questa sera. Ah, sì. Allora, di che cosa, una poesia, cosa ha scelto lei? Diroglielo! Me lo dica. Ho scelto una poesia da recitare senza enfasi. Una poesia da me stesso composta, è vero? Titolo? La Vispa Teresa. Guardi, non l'ha composta lei, lo sanno tutti. Gli ho mai chiesto di chiedermi se io ho composto la Vispa Teresa? No, mai! Allora, vada con la Vispa Teresa, forse. Vada, io mi metto dalla parte, vero? Io mi metto dalla parte, vero? Mi metto dalla parte, vero? Sì, sto qui dalla parte. Allora, la Vispa Teresa. Bisogno di concentrazione prima. La Vispa Teresa. La Vispa Teresa. Silenzio, perché altrimenti non capiamo quello che dico. La Vispa Teresa volà tra l'erbetta. Bravo. Volà. Già l'erbetta, quindi volà. No, scusi un attimo, la poesia non c'è questa divagazione. L'ho scritta io, sa? Ma come l'ha scritta lei? Ma io questa sono la un poeta. Vabbè, allora la Vispa Teresa volà tra l'erbetta, fra parentesi volà. L'erbetta è già bassa, quindi radea fra l'erbetta. Come il generale. Che generale? Radeschi, radea anche lei, fra l'erbetta. Quando ecco avvicinarsi una dolce bambina, ma sudicia, ma molto sudicia. Ma non c'è nella poesia. Si era rotolata nell'erba, glielo dico io. Ma non c'è nella poesia. I resti di Toby, il cane, e si era rotolata sotto. Con la sua manina dolce, pelosa e callosa. Ma quando mai? Prese al volo la farfallina. E la guardò e disse: oh, perché intanto una spina si era conficcata in un calcagno. Ah, farfallina. La farfallina, guardandola, disse lei: perché mi stringi con le tue manine, tu dicevo, e non mi lasci volare? Perché male mi fai? E la bambina?
scritta lei la poesia? No, va bene, ma me lo immagino. Mai. Me lo immagino. E lui interviene da solo. Scusalo. Scusalo. Lo scuseronno. Scuseronno. Perché solo lo conosci tu. La bambina a quel punto lasciò aprire la sua manina e intanto pezzi di sudicio cascavano dalle grinze della mano. Non ci interessa. E la farfallina volò via. No. Come? No, perché la bambina la riprese al volo e schiacciolla perché gli stava molto antipatico. Ma che... Ah, poi... sì. Parente. Bravo. 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 Questa gliela dai. Questo è il mio pubblico. Mi amo, è vero? Cambiamo. Questa gliela deve aver suggerita Achille. Cambiamo totalmente genere. Io questo ragazzo, io. Cambiamo totalmente genere. Cambiamo genere. Oh, meno male, dai. La farfalla. Cioè, il titolo della sua è la farfalla. Sì. Ma è uguale. Ho creato questa piccola lirica, vero? Perché stamattina stavo radendomi, vero? A un certo punto mi è arrivata una farfallina e mi si è posata nella mano con... Io avevo ancora la schiuma da barba. Ed ho creato questa piccola lirica per la farfallina. Oh, farfallina dei mille colori, che sei arrivata così senza preavviso mentre io stavo radendomi. Adesso prendi i tuoi colori e va. Va. Va a rompere i coglioni dall'altra parte. Che... Grazie. Grazie. Grazie, fratelli Atto. Mi si inquadri. Mi si inquadri. Mi si inquadri. Grazie. Grazie. Mi si inquadri. Grazie, grazie. I fratelli Atto. La dedica, la dedica. Ma non c'è tempo. Volete dedicare questa vostra... Volete dedicare queste poesie a qualcuno? Le ho chiesto se io voglio dedicare qualcosa a qualcuno? No! Mai! Infatti però, me l'ho chiesto però, io a lei! Però, virgola, dedicherolla invece! Allora, a chi? Dedicherolla a mio cugino, anche lui fatto di cognome. Un ragazzo solo. Sempre solo. Sempre solo. Si è sposato da solo. Come ascolta solo Bobby Solo. Davanti a uno specchio. Ascolta solo Bobby Solo. Vabbè. È sempre solo. E come si chiama? No, no, unico, atto unico. Atto unico. Grazie, grazie. Dunia, grazie a fratelli Atto. Allora, diamo la linea alla regia, pubblicità, qualche istante e torneremo qua, dalla bussola di Focette, dove c'è il pubblico più caloroso d'Italia, e una boccata d'aria fresca continuerà a entrare, speriamo, nelle vostre case. Un istante, ancora insieme. Eccoci ancora insieme dalla bussola di Focette, tanto della musica e del divertimento. State bene? Voi che siete a casa? E allora avete l'imbarazzo della scelta se seguire altri programmi oppure questo? Ma dico io, ma che vi ponete anche queste domande? Fermi lì! Che nessuno si muova, questa aria fresca. L'altra è televisione, allora, voglio dire, com'è? Galla, no, spazzatura allora, no, ma insomma ditelo. Quasi. Insomma, noi dobbiamo rappresentare questa ventata neanche di aria fresca. Gaetano, cosa ma fai? L'ho detto. Cosa fai? Se si deve fare questa vita e non si deve dormire, me lo dici? Gaetano, ma ti sembra questo il modo di arrivare in trasmissione? Ma io lo sai, sto di sopra, volevo dormire, casino, confusione, confusione, e non si può dormire. Allora, me lo dici, che tutti i martedì è questa storia. No, la replica uguale, sento anche la replica uguale, anche la replica. Comunque siamo qui, vuoi parlare di televisione? E parla di parliamo di televisione, non la fanno più come una volta. Io ce l'ho a morte con gli speaker. Gli speaker sono quelli belli dei telegiornali, sai, belli, sono quelli pettinatissimi, tutti perfetti, truccati, eleganti, sono quelli che quando leggono una notizia gli scappa la tosse subito, pardon, se si raschia la gola chiedo scusa. Ora se gli scappasse una curegina, che fanno? Dalle dimissioni direttamente? Danno? No, no. È diventato un mondo, non è più quello più bello, quello più perfetto, quello più elegante e pettinato. Emilio Lecchino Fede, com'è? È l'unico uomo che si pettina anche la lingua, eh? E si mette anche il gel, e all'indietro. Brava persona, no, ma è cambiato tutto Orton Animati. Io ero bambino, vedevo, che ne so, la Pantera Rosa, vedevo Willy il Coyote,
che 30 anni a rincorrere lo struzzo e non l'ha mai preso, ma se lo prendeva chissà che gli faceva, povera bestia, a questo struzzo. E oggi invece li svegliano alle 8 bambini, li mettono davanti alla televisione, gli fanno vedere Heidi, la storia di una bambina sfigata, orfana di padre, orfana di madre, vive su un cocuzzolo sperduto, con un nonno rincoglionito. Piangono tutti, non c'è più una mamma nemmeno a pagare, tutti orfani, e piangono, altrimenti piangono, piangono. Ma chi gliel'ha scritto i testi? La Carrà Cogliapino? Volevo sapere. Ma perché me li fanno vedere? No, no. E io c'ho il telecomandone, zipping, e cambio. Nulla, non c'è da fare nulla, anche se cambi canale, cosa c'è? Le telenovelas. Mamma mia, con questi titoli da telenovela, tipo Andrea Celeste, che io credo fosse, penso, la storia dei Puffi, non le sapevo, non me ne intendo. Oppure peggio, anche i ricchi piangono, e i poveri che devono fare? Si tagliano le vene direttamente, che ditemelo voi. Guarda che roba da mamma. Oppure peggio, continuano, sentieri. 12.938 puntate, se si intitolava Autostrade durava fino a 3.000, durava, ma basta, basta. E poi l'ultimo, l'ultimo, io zapping un'altra volta, beautiful, come mi sta antipatico Ridge, Ridge, quello che fa Rosti Rombocca, sa? Si fa la barba col Black Decker, bello, ricco, alto, abbronzato, non sa male la puntata, ma va a letto anche te. Grazie che parlo conosco, ti poca confusione. Allora, tanti saluti, tante lettere abbiamo ricevuto, guardate che bel disegno di Fabrizio Torzi da Livorno che ha mandato, già gli auguri di Natale, poi guardate che meraviglia, non so se si vede, ma io la cosa tragica è che un po' ci assomiglio a questo, è vero, con Marusca, e poi un'altra molto bella con il signor Nando, eccola qua, guardate che meraviglia, bravo, un applauso a Fabrizio Torzi, ci vuole. E poi ha realizzato anche Achille 1 o 2. Ma adesso è il momento di fare una capatina nel magico mondo delle discoteche, perché noi abbiamo la più bella, affascinante, splendida, la numero 1 delle ragazze sui cubi italiani, Katia Bevi! Katia, non vorrei... Katia, te la sei chiusa bene la gonna dietro? È no. Un po' apertina. Lo so, lo fa apposta perché c'è tutta questa gente dietro, mi vedono i bocconcini di prete. Sono curvata! Senti Katia, ma che c'hai qua? No, è che stasera Carlo mi sono messo un reggiseno a balconcino. Siccome... Va bene a balconcino, ma... Siccome è vuoto, mi sembrava brutto, per riempirlo ci ho messo delle piante grasse e fanno accozzamento tutto il resto. Come sarà? Come sarà? Da morti sarà? Arriva tutti. Guarda, perdi anche, perdi anche le piante. Bello però, veramente bello. Senti, quanto l'ho pagato? Quanto l'hai preso? 3.600.000 lire, Carlo! 3.600.000 lire un reggiseno a balconcino? No, per fare il condono, è un balconcino abusivo! Ah! C'era qualcosa solo! Ah beh, senti, la settimana com'è andata? Che hai fatto? Questa settimana, l'altra sera volevo uscire con Renzino, si voleva andare al cinema. Ah, bene. Sai Renzino, quello si eccita a vedere la Bajic, no? Sì. Lo sanno tutti ormai, ormai non lo so, è una moda. Va bene, si voleva andare al cinema, c'era i soliti sospetti. Sì. Sai i film dove ci sono alcuni politici implicati in tangenti, bombe su aerei, malavita, sì. E che poi vengano tutti beccati e condannati all'ergastolo. Ah beh, quindi un film impegnato. No, un film di fantascienza, Carlo. Pura fantasia proprio. Così, non mi fare così. Ah, e dopo il cinema? No, non siamo andati al cinema, siamo andati in campagna. Andato. In campagna? Sì, in campagna, il buio, il Renzino, a vedere se si combinava, capito? In campagna, il buco, il buio? Sì, no, capito, proprio in campagna. No, se siamo stati in campagna, il buio, no, con una che... e ti fa... Ma figurati se io... Carlino, vieni qua! No, io no. No, peccato perché pensavo fosse un uomo normale come quegli altri. Non dire questo. No, peccato davvero.
Ma cosa dici? Andiamo avanti. Chissà quante giangalo stasera. Lascia fare, sono normalissimo, ma non vado a entrare. Sei normale, lo so. Katia, Katia. Allora, vabbè, questo prato mi sta raccontando. Guarda Carlo, c'è un pratone, è buio, tutto un silenzio. E poi a un certo punto così, Carlo. Ha paura, così, eh? No, la gente a grappoli proprio. Non lo so, un lavorio. Sembrava essere in un campeggio il 15 d'agosto a Rosignano Solvè. C'è tutta la gente sdraiata, lì aggrappata come mille piedi proprio. E allora il Renzino per passare, per non pettare la gente, si è preso una fila, no? E si andava così. Finalmente si è trovato un metro quadro libero. Oh, no, un metro quadro? Sì, di una coppia, non era venuta, aveva prenotato, aveva perso anche la parra. Cioè, nel prato. Sì. A questo punto io che fa? Prendo e stendo la mia bella copertina all'uncinetto. Bello. Poi do lo spray contro le formiche. Il Renzino invece, preciso lui, si toglie il giubbottino nuovo e lo piega in due. Si toglie i pantaloni e li piega in due. Si toglie i calzini e a questo punto uno di là ha detto scusa, rimettiteli subito, se no ti piega a te in due. No? Non mi fa. Ma guarda! Guarda, Carlo, il Renzino era contento d'essere in campagna, mi diceva, ah, è bello, vi ha contatto con la natura, tira fuori la bestiolina scente, dai, biondina, vieni qua, e io, che ne so, c'è tutta la tua natura, tutto il tuo verde, allora io, perché mi diceva, sai, a me non mi piacciono le tipe tipo Claudia Schiffer, no, mi piacciono le tipe selvagge, selvatiche. E a un certo punto gli ho detto, scusa Renzino, dato un po' la calmatina, un sarò Claudia Schiffer, ma non sono neanche poco onta, no? Cioè, no, dai, davvero? Vabbè. E poi raccontaci, ormai sei preso. Quando eravamo tutti lì belli pronti a combinare qualche cosina, no? A un certo punto il Renzino, fa un urlo e mi dice, Dio buono, se non si mette qui all'aperto l'arbre magique. Ah già, perché lui c'ha il problema e... dell'arbre magique. Allora si è fatto vari tentativi. Il primo tentativo, io la binghiavo con un braccio, stavo sotto e con quell'altro da un fianco e dondolavo l'arbre magique così. Vabbè, non entrare troppo nei particolari. In questa maniera il Renzino per guardare l'arbre magique gli veniva il torcicollo e a me il gomito di tennista. E non ha combinato niente. No, è combinato. Il secondo tentativo, io stavo lì e il Renzino dondolava l'arbre magico. Ah, lui lo teneva stavolta. Sì, però a me non me ne fregava nulla. Anzi, dopo un po' di tempo, che c'è un temporale. No, l'arbre magico che tira. No, un po' preoccupata. Cioè, wow. L'arbre magico, non ti preoccupare. Sono effetti speciali io stasera. Cos'hai mangiato? Cos'hai mangiato? Allora dimmi, poi allora, terzo tentativo che hai fatto? Allora, secondo tentativo... L'hai ripreso te? No, e io appunto te l'avevo detto, lo teneva lui in mano, non dovevamo me ne fregare nulla, mi era venuto anche il mal di mare a un certo punto, tanto vedevo tutta la natura andare qua e là, mi sembrava po' onta se si è fatta tre grappini e anche un cannino. Vabbè. Poi, terzo tentativo, finalmente glielo tenevo io proprio dritto così davanti agli occhi, glielo dondolavo proprio davanti agli occhi. Dopo 5 minuti li ho ipnotizzati tutte e due. Tutte e due chi? Lui e il guardone sta dentro il cespuglio. Cioè, che... Come fa? Che a un certo punto, che poverino, quando si è ripreso, è venuto fuori tutto mezzo rintronato, ha detto, sentite un po' voi due, se domani sera avete intenzione di ritornare e ve lo dondolo io l'album magic, basta che mi fai vedere qualcosa perché stasera ho proprio buttato via la serata. Non mi fai, Gabriele. Vabbè. Dopo aver accontentato il numeroso pubblico maschile con la bellezza prorompente della nostra Katia, è il momento di stupire il pubblico femminile. Questa sera una grande attrazione internazionale, è una serata particolarissima e le grandi sorprese si alterneranno in un rapido susseguo, perché adesso è il momento di ospitare uno dei più grandi ballerini di flamenco. In questi giorni in Italia, Fitti Uomo, eccetera, è lui! Prima il suo chitarrista, prego, grazie. E poi lui, signore e signori, Joaquin Cortés! Joaquin Cortés! Thank you.
Finito. No, la mala suerte, ho pestato una merda. Joaquin, Joaquin Cortez, è un grande onore averla qua. Holly! No, io sono a posto, grazie. Puzza, puzza anche lui. Ok, per favore, allora. Joaquin Cortez, è un onore averla qua. So che lei capisce bene la nostra lingua e la parla anche molto bene. Gracias. Pregos. No, senta... c'è gracias in sala. La mia ragazza, gracias. No, no. Ci vuole presentare il suo musicista? La mala suerte! Come si chiama? Huerta males, molto. Ha una sorella, grazie. Un applauso anche per compassione. Vabbè. Per compassione. È un dicevo, ci vuole presentare il suo musicista? Sì, ha una sorella purtroppo. Come si dice in Italia? Sì, come... è una kenyota, come si dice? Come kenyota? Una megnota, come si dice? No, una... no, vabbè, che è un po' è una... disponibile. È un po' disponibile. Disponibile, diciamo, va con tutti. Della sua famiglia. E come si chiama? Felicia Descovar. È una... Vabbè. Poi? Anche una sorella. Una, anche sorella, una sorella. Che però è un po' brutta, nessuno. E si chiama Esperanza Descovar. Ho capito, così. Ma nessuno, grazie, vabbè. Grazie. Poveretto. Senta, Joaquin, è vero che lei è stato scoperto in Spagna da Iapino? Sì, ha avuto molto fiuto. Ah, beh, è un grande talent scout. No, è un pechinese. Iapino è il marito della Cara. È il marito della Cara. Grazie. Senta, voglio sapere, è una domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti internazionali, che cosa ne pensa dei politici italiani? Io le farò alcuni nomi, ad esempio di Berlusconi. Me gusta. D'Alema. Me gusta. Buttiglione. Me disgusta. Fini. Me gusta. Bertinotti. Basta, mi hai rotto la minchia. Bossi. Bossi, per l'amore. Beh, vabbè. Per l'amore di allora, Dio. Ci canti qualcosa e ci balli qualcosa. Via, su, veloce. Canterò una canzone. Come si intitola? Siamo Joaquin. Ah, che ho cantato all'ultima tournée. L'ho fatto in due paesi molto, molto, che sono vicini alla mia filosofia. Lisbona. Ah, e Benfica. Grazie. La canzone che sta qui canterò stasera insieme a sto povero deficiente si chiama Dolores. Dolores, vada. Basta così. Ho mangiato los fagioles. Ho mangiato los peperones. Ho il meniscos che me schiantas. Dolores, finito così. Basta così. Joaquin Cortez. Muy Dolores. Vieni. Desgraziato. Desgraziato, porta la microfono. Fuori. Mamma mia. Proprio lui non sembrava, Eppure me l'hanno assicurato. Vabbè, ce l'ha mandato il signor Nando, tutto dire. Va bene, allora ricordatevi Aria Fresca, ricordatevi di scriverci, perché no, e soprattutto di lasciarci i vostri messaggi alla nostra segreteria telefonica e faxale, come l'abbiamo definita noi. 055 41 41 00, lo sapete tutti. L'indirizzo invece è Video Music, via Tornabuoni 17 50 123 Firenze. Scriveteci e per le scemette e per il frutto amaro che tra un po' vi andrò a raccontare. Ma prima mi pare di sentire dei brusii strani. E vorrei capire cosa sta succedendo. Dov'è? Voglio vedere da dove entra. No, Jupiter! Venga, Amerigo, venga! Venga, venga Amerigo, venga! Venga! Oh! No, 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 fare
Dante lo stupido, Otello da Cemona. Ma che guarda, scusi, allora, dove... mi faccia vedere una cosa. No, ascolta un minuto. Seguimi un po', seguimi un po', vieni a vedere che ci ha messo. No, seguimi te, oh stupido. Senta, se mi dico, ma che ci ha messo qui alla, alla bici, una sedia? No, oh, ascolta, ascolta, oh, oh, scusi, l'osso di sera per tempo si spera. Scusi, no, allora, scusi, ascolta un minuto. Scusate. Scusate. Aspetta un minuto! Sì. Allora, vedi. Eh? Oh, Merigo! Oh! Allora, volevo far vedere che c'è una sedia qui, che ha fatto sì, la ho bici? Fatto sì, De Gar, ah. Perché... Allora, gentilmente, gliela ascolta, potete tenere? Oh, venga no, qui con noi, venga. No, posso dire a Macilla Corilla se me lo tengo... Dammelo un minuto! Dai. Venga, Merigo, voi tenete la bicicletta, eh? Mi raccomando, la controllano loro. Oh, ascolta, sta attento che c'è Caizzi, che lui Caizzi suoi non ce li fa mai, dopo venga, gli do un cabucco nel muso. Stia attento che ci sono i gradini. No, butta giù le mani, no, ma... oh, c'è Simpson. Sì, guarda. C'è un sacchetto della spazzatura qui in terra. Venga, Merigo, venga. Non si lasciano la nettezza urbana in terra dei cittadini sì, che via, fanno tanto. Stia tranquillino. L'ho vista un po' a terra la bici, eh? Eh? Dico, la bici l'ho vista un po' a terra. È un po' depressa. È depressa la bicicletta perché? Sì, perché ho avuto una delusione d'amore. La bicicletta? Sì. E cioè? Si era innamorata di un motorino. Che dopo si è scoperto che era gay. Il motorino? Sì. Perché? Era sempre truccato. E allora... E dico... Senta. Oh! Ascoltami bene! Ma lei è sempre ubriaco! Oh, oh, spazzacamino! Ma che spazzacamino? Stia tranquillo, Merigo, mi racconti! Ormai c'è, qui è entrato in bussola, come sempre. Che ha fatto questa settimana? Come va? Come sta? Oh, goppo, non fare tanto lo stupido! Allora, mi dica un po'. Se no ho avuto un problema... De... No, no, non fare tanto no, no, la stupida, oh, scaramaccai. Non ridono di lei. No, e mi pidano un giro, no, dopo. Ma si figuri. No, dopo gli do un camuffo nel muso. Io voglio sapere com'è andata questa settimana, che ha fatto. È stata bella, ha avuto sì, delle... La settimana, ho avuto due settimane fa, mi è nato un nipote. Ah, bellissima, bella notizia, sarà felice. Insomma, non è tanto normale. Ah, 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 mi dispiace, che cos'ha? E beve il latte, io... Come non è normale beve il latte? E cosa io... dovrebbe bere? Allora, allora, ma perché... Com'è? No, perché fai tanto lo stupido! Ascoltami bene, all the way! Sì. Allora io, quando ero piccolo, sì, mi hanno battezzato nel Vinciano. Sì. Scusi, oh! Senta, Merigo, scusi, no, lei stava battezzato nel Vinciano. Vinciano. E i suoi genitori non dicevano niente? No, e ciuppavano i cantuccini! Allora è un vizio dalla nascita. Sì. Vabbè. Ma scusi, ma perché invece di bere, bere, bere non legge qualche bel libro? C'è un autore che le piace particolarmente? No, allora io... O uno che non sopporta, perlomeno quello non lo legge e legge gli altri. Eh? Dico, legge? Legge? Chi? Dico, c'è un autore che non legge mai. Sì, allora i libri io li compro vicini così. Perché? Dopo bevo sì, e diventano altri così. Li vede doppi? Li vedo doppi. E io... Ce n'è uno che mi sta sulle balle. Vabbè, non... Non chi... lo posso sopportare. Chi è? Bevi l'acqua. Io...
qua. Allora, ci sarà però un libro, qual è il libro che le è piaciuto di più, in assoluto? Un volume che le è piaciuto tantissimo. Sì, l'ho letto, La leggenda del santo bevitore. Quello mi è garbato parecchio perché... Sì, amico, Gaizzi le ha fregato la bici e non si preoccupa. No, Gaizzi, quello... Non mi preoccupo. Non si preoccupa? No, aspetta un minuto. Aspetta e vedrai. Aspetta un attimo. Sta a sentire. Io sento. Io no. Tutti i capelli ricchi e bianchi. Ma ha preso la bicicletta con la seggiola. Che seggiola? Sì, era una sedia elettrica. Allora, ce l'ha fatta, Enrico. Non fare tanto ma subito. Ok, sì. Butta giù la bici. Sorpresa delle sorprese. È il momento di una splendida, meravigliosa prima donna. Signori, si abbassano leggermente le luci. Si abbassano leggermente le luci perché è il momento di Anna Oxa! Anna! Ciao ragazzi! Splendida! Ciao. Meravigliosa! Ciao, cara, buonasera a tutti! Anna, grazie. Ti abbiamo fatto una sorpresa! Vieni! Vieni! Grazie, vi voglio bene, grazie! Ti abbiamo fatto una sorpresa! Grazie. Una sorpresa a tutti voi! Con lui hai vinto un festival di Sanremo e collegato con noi Fausto Leali. Che spettacolo. Ciao Fausto. Ciao a tutti. Ti lascerò. Musica allora, la grande canzone con la grazie, quale Anna Oxa e Fausto Leali hanno vinto Sanremo. Il preparate gli accendini. Sanremo. Cantiamo insieme magari, ragazzi. Ci vediamo al prossimo. Ti lascerò andare, ma in difesa come sei, fare di tutto per poterti trattenere, perché dovrai scontrarti con i sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età. Ti lascerò provare a dipingere i tuoi giorni con i colori accesi dei tuoi anni. Ti aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno, perché saranno anche più grandi degli amori che verranno. E lascerò ai tuoi occhi tutta una vita da guardare, la vita e non trattarla male. Ti lascerò crescere, ti lascerò scegliere, ti lascerò anche sbagliare, ti lascerò. Decidere per chi sarà il mio pianto, piuttosto che permettere di dirmi che sei stanco. Lo faccio perché in te ho accolto il suo coraggio e quella forza di cambiare, per poi ricominciare con dovrai davanti agli occhi altri. Lo sentirai gridare. Ti lascerò ridere. Ti lascerò ridere. Ti lascerò. Ti lascerò. Ciao ragazzi, brava Anna. Ciao a tutti dalla Oxa, grazie. Brava Anna, grazie. Grazie, grazie a te. Grazie, grazie anche a Fausto Leali.
Che momento, che momento, che momento, che momento. Tanti fax, ma il tempo è tiranno, e allora avverto direttamente la regia che passiamo di corsa, senza vedere le votazioni di questa settimana, senza dirvi i tanti voti che abbiamo ricevuto, senza farvi vedere i tanti fax che abbiamo ricevuto, ma facendovi vedere le opinioni che ha raccolto il nostro Walter Santillo per il premio Frutto Amaro. Vai Walter. Posso farti una domanda per la televisione? No, no, ma non correre. No, una sola. Tu a chi daresti il tuo frutto amaro? Un bisteccone. Galeazzi? Sì. Vero, e come mai? Mi sta antipatico. Ma tanto ti becco di qua, sai. Eccola. No. Pannella? No, ad Alema. Ad Alema? Sì. Perché? Perché non è una persona, secondo me, incoerente, che non mi piace proprio come persona. A pelle proprio? Sì. E senza baffi? No, no, come uomo è un bel uomo, eh. Ah, è un bel uomo. Sì, come perfetto. Uomo sì, però non... Però questa è la prima volta, com'è? Uscirà. C'è un studente greco che ho visto oggi all'università e non mi ha salutato. Lo voglio salutare e lo odio. Basta. Come si chiama? Costadinos. Costadinos, salutala. Oh, vorrei dire da 25 anni di galera. No, no, non si rimette un ban galera più nessuno, no, in Italia. A Berlusconi subito, eh. A tutti i pezzi grossi. Pensavo a grossi. Vedi vicini, vedi vicini. Pezzi grossi. Quelli grossi. Quelli grossi. Quelli, sì, insomma, da quelle parti. In questo momento mi sorella. Perché? Che t'ha fatto? Perché mi ha dato lo sfratto. Ma sorelle vi date lo sfratto? È vero. Dini, hai il Presidente della Repubblica. Tutti indistintamente? Sì. La Macedonia per tutti. No, dicevo, con chi sta parlando? È con una mia amica. Ah, con una sua amica. Gli può chiedere a chi darebbe il suo frutto amaro? Il frutto amaro? Sì. A chi daresti il frutto amaro? A Berlusconi. E lei invece? Io? Sì. Scusa un attimo, A Dini. Ma come? Ha riattaccato? Ha riattaccato? Ma no, ma una donna ha riattaccato. Ma tanto non era importante, si stava parlando di esami, quindi... Vabbè, allora, a Dini, perché? A Dini. Beh, secondo me doveva dimettersi. Cioè, okay. Quantomeno l'ha promesso, voglio dire. Quindi le promesse devono essere mantenute. Ho capito, la richiami? La richiamo subito. Cioè, lo faccia. Com'è? Arriva, alle donne, forse lei perché ce n'ha tante, ma qui si batte, non si batte chiodo, io una me la vorrei scappare. Un utilizzo del improprio del mezzo. Vedete questo meraviglioso Craxi? Lo ha realizzato Paolo Pacchetti del Papillon di Livorno. Hanno realizzato questo con le bucce di pompelmori, arance, melanzane, olive, mandorle e ananas, ed hanno creato questa scultura meravigliosa. Vedremo di consegnarla a Bettino, anche questa adesso la metteremo in frigorifero. Ma vediamo la classifica di questa settimana nel nostro premio Frutto Amaro. Voi continuate a votare 055 41 41 00. Al decimo posto Mara Venier, al nono Luca Giurato, una new entry, una nuova entrata di questa settimana. All'ottavo ancora la Telecom, al settimo posto Emilio Fede, al sesto posto scivola giù Cascasella, mentre riguadagnano qualche posizione Massimo D'Alema al quinto e lui Silvio Berlusconi al quarto. Al terzo posto sale prepotentemente Jacques Chirac, al secondo si riconferma bisteccone Giampiero Galeazzi e al primo posto ormai sta prendendo il largo, e che largo, Bettino Craxi. Votate, linea alla regia, pubblicità, un istante e torneremo qui. Sapete perché torneremo qui, ragazzi? Perché c'è una sorpresa meravigliosa. Uno dei più grandi cantautori italiani ci è venuto a trovare. Come ti chiami? Ginevra. Ginevra, tu? Leonardo. Parigi. Ah. Allora, tra questi due meravigliosi bambini do la linea alla pubblicità. Dillo tu, pubblicità. Pubblicità. Dillo tu. Dillo. Pubblicità. Sì, ancora insieme, sono, come direbbe Lello Splendor, mezzo a voi dalla bussola di Focette, perché è il momento di aprire la nostra finestra nella musica, nel mondo della musica, e questa sera è con grande gioia e con grande orgoglio che ho l'onore realmente di presentare uno dei numeri uno della musica italiana.
Perché? Perché da sempre sulla scena e ci ha regalato tra le più belle canzoni che tutti noi possiamo ricordare. Da Un giorno credi, All'isola che non c'è. Poi ci ha anche ricordato che non erano solo canzonette. Bene, avete capito che sto parlando di un grande, di un grandissimo. Il suo ultimo album si intitola Le ragazze fanno grandi sogni. Con noi Edoardo Bennato. Non ha sognato mai il grande amore, chi non l'ha trovato mai e sogna ancora, e chi crede che non vale più la pena di cercare e che è solo un'illusione tutta questa grande attesa per il grande amore, e che non farebbe pazzire, sono solamente bugie. Cosa c'è da vergognarsi di soffrire e magari di rischiare fino anche di morire per il grande amore. Siamo seri, molto bene concentrati su traguardi più importanti, su problemi veri. Niente storie, favole e chimere, restiamo con i piedi per terra. Non si può afferrare una stella, ma chi non ha sognato mai il grande amore e non lo inseguirebbe una vita intera. E chi cerca la vettura che duri solo la sera e poi niente sentimenti troppo ingombranti, cose da altri tempi. Con i piedi per terra non si può afferrare una stella, ma chi non ha sognato mai il grande amore, a chi non ha trovato mai. Una canzone bellissima, afferrare una stella. È possibile afferrare una stella? E in effetti le persone sensate direbbero che non è possibile. Però siccome questo è un invito a sognare anche le cose più assurde, quindi anche afferrare una stella può essere un sogno realizzabile.
Cioè io con questo disco ho detto l'invito che faccio è di non mollare mai, di non demordere mai, anche quando i sogni sembrano più irraggiungibili, più impossibili, continuare sempre a sognare. Soprattutto è un disco dedicato alle ragazze, quelle più sensibili, quelle più dolci, quelle che spesso si lamentano dei maschi, vengono deluse dai maschi. Ecco, l'invito è soprattutto allora a non demordere mai, a non mollare in seguito. Le ragazze fanno grandi sogni, infatti è il titolo di questo album che veramente sta andando ancora benissimo, un estratto dietro l'altro, una canzone più bella dell'altra. Ma i sogni di Edoardo Bennato quali sono? Tu sogni? Io lo ritrovo in questa canzone, sogno il grande amore. Anzi, io sono convinto che se noi facessimo adesso un'inchiesta qua, un'indagine, scopriremmo che anche quelli che per delle vicissitudini della vita magari sono diventati più cinici, magari dicono che non ci credono, però poi alla fine ognuno cerca il grande amore. Per esempio, ecco, per esempio prendi lei, no? Ecco, lei è una tipica ragazza che magari a 15 anni sognava il principe azzurro, poi probabilmente nel corso di qualche anno è stata delusa, è vero? Ti hanno delusa, sì, ma... Però ti continui a sognare, vedi? Ma sei un mago. No, non si tratta di essere... Si capisce dagli occhi. Come lei, tutte quante. Beh, allora l'augurio è che ciascuno possa trovare l'amore, cioè l'amore quello vero. Allora noi facciamo l'utile dire buona in bocca al lupo a questo album che sta andando benissimo. Continuerà a regalarci ancora tanti estratti e perché no, il nostro augurio è di trovare questo amore in una stella, in un sorriso, in una bella canzone. Continuate a divertirvi, ragazzi. Okay. Edoardo Bennato. Ciao. Ad aria fresca, grazie. Un grande, grande, grande della musica. Ad aria fresca Edoardo Bennato, e adesso, beh, lo sapete, ci scrivete ogni settimana tante barzellettine, continuate a farlo, l'indirizzo lo sapete bene, faxatecele, scrivete come volete, ma soprattutto raccontatecele belle, 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 come hanno fatto i nostri tre amici che abbiamo scelto questa settimana. Eccole, le scemette. Sì, pronto? Buonasera, mi scusi, che c'è Gino? Non si sente bene, guardi. No, dico, cercavo Gino, che c'è Gino? Abbia pazienza, dico, non si sente bene. Ecco, Gino, cerco Gino, c'è Gino? Si sente male. Ecco, Gino, voglio Gino, c'è Gino? Si sente male. Ma come, Gino, cerco Gino? È malato! Esame di maturità, si apre la sessione, avanti il primo candidato. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Suo nome? Gaetano. Gaetano, cognome? Gennai. Cos'ha, una crisi? Non sono contento. Perché? Hai risposto bene alle prime domande. Hotel della Ville, buongiorno. Buongiorno. Telefonavo per quell'annuncio che mettesse in cerca di un cameriere. Bella presenza, conoscente perfetta di c'è lingue per l'italiano, scuola preghiera, voi lo mettete? Sì, noi abbiamo messo quell'inserzione. Senta, e lei dunque è diplomato alla scuola alberghiera, suppongo? No. Conosce almeno tre lingue, quindi mi sembra di capire... No. Vabbè, avrà perlomeno una bella presenza a questo punto. Per niente. Ecco, allora non capisco, scusi, il senso della sua... Oh, appunto, dicevo, da qua a caso, eh? A mia, non mi cercate per niente. E allora mi raccomando, scriveteci. L'indirizzo lo sapete, prima fac 055 41 41 00. Cano. Oppure indirizzo via Tornabuoni 17 50 123 Firenze. Cano. No, no, stasera no. Tutti, ma lui no, eh. Per favore, lei qui non deve entrare, lei qui non può entrare. Ho messo 48 cartelli, ho detto a tutto il personale della bussola, il signor Achille qui non ci deve mettere piede. Oh, wanted, come ha detto lei, ricercato, non può entrare.
Via, alla larga. Ma io quando parlo con lei, che faccio, parlo al vento? Io una volta ci ho parlato. Sono andato su una montagna alta, attaccando alta, e io ho fatto in cima alla montagna, no? Su cucucciolo. Sì. Ho fatto Ciucchino! E il vento mi rispondeva, Chino. Poi ho fatto Carote! E il vento lote. Poi mele, vabbè. Achille, era la valle dell'eco. No, cade, era la valle del loto. Allora, lei qui non mi può tediare l'esistenza. Oh, ci vede un giorno. Sì, dico un giorno, il voto. Scusa, caro. Si ricordi sempre dell'ascella killer? Dico, quando lei alza l'ascella, si ricordi della sua ascella killer? Ascella da killer, questa? Non l'ascella da killer, l'ascella killer. Per favore, allora, cosa vuole? Vuole ammazzare un animalino? Forza, catturiamolo e se ne vada, veloce. Ma ci dai un animalino oggi? Sì. Posso? Un animalino domestico buono, tranquillo? No, non è domestico, è una fa... Non lo so, però non è domestico. Come non lo sa? Che animale è? Di dov'è non lo so, dove viene, non c'ho confidenze, non so da dove. Che animale è? È un tricheco. Un tricheco? Sì. Ah, allora. Con i denti. Sì. Allora, come si fa a catturare un tricheco? Si prende prima cosa, Carlo. Si prende, si va in un bosco alla grande e si fa un oppiaccio. Importantissimo, Carlo, senza piatto. Non ci va avanti senza piatto. Si prende e fa l'oppiaccio. Poi si torna in città e si compra mattoncini refrattari. Sì? Mattoncini refrattari. Ah, che belle parolone, a refrattari. Che vuol dire? Cioè, se lei dice compra mattoncini refrattari, che vuol dire? Ma hanno detto di comprare quelli, io. Quanto stavo la fissata? Allora, allora, che si fa con i mattoncini refrattari? Si fa un fornino. Sì. Un fornino, Carlo, un fornino. Un forno. Eh? Un forno, no, vabbè. Insomma, sì. Vabbè, un forno. Con la pancina, si fa taglia, il pacco. Va bene. Poi bene, si va in città. Un'altra volta. Sì, si compra una pallina per... Si poteva fare un viaggio unico, no? No, se no poi lievita. Forse. La pallina. Ah, per fare la pasta, per fare la pizza? Bravo, Carlo. Si prende, si arriva nel bosco, si tende così. Sì, si fa tutta tipo pizza, insomma, eh? Ti attendi bene, tu? Ma c'è il pizzaiolo, l'ho visto, c'è il pizzaiolo. Bravo. La grande, chiesa con me, alla grande, andiamo avanti, pizzaiolo. Andiamo. Allora, si stende la pasta. Grande pizzaiolo, si prende, si va nel bosco, poi si stende la pizza e mi fa impressione, diventa tutto rosso quando fa dire, così con l'avanzi dello spiazzo, e quindi si mette lì, va bene, dentro il fornino, bene, con l'avanzi dello spiazzo si prende i legni alla grande, piccini, grossi, e si fa lì e si mette al dentro e si fa un falò, un bel falò, 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 sì, allora, e si prende, si mette tutto dentro i legni, tutti dentro, così alla... Ho detto falò! Io ho detto falò! Carlo, l'ha detto lei, falò! L'ho fatto, ho messo dentro! Falò! Ah, scusa, me l'ho sbagliato! Falò! Ho capito! Prendo legni! Sì, falò! Sì, lo! E li metto dentro! Allora, ha detto lui! Falò! Guardi me, falò, fuoco, è uguale, fa il fuoco. Sei sicuro, Carlo? Sicurissimo. Non ho mai sentito di quando una macchina brucia, non ho mai sentito di una macchina ha preso falò. Dice per questo po' che un'estana fa tante storie. Guarda, lascia fare, andiamo avanti nel racconto. Allora, si fa il fuoco, ci si mette dentro il forno questo, e si fa la pizza. Siccome non c'è niente, sarà una schiacciata, una focaccia. Bravo. Allora. A quel punto noi si apre un pochino il fornino, sì? Appena fatto. Se c'è il vento, bene. Se non c'è il vento, si piazza un ventilatore dietro che butti l'odore della focaccia. Sì, il vento dall'altra parte. Si prende, si va dietro un cespuglio. A questo punto si aspetta.
E che si aspetta? Ti aspetta perché ti checo, furbo e voglioso allo stesso tempo, sente l'odore della focaccia e dice vai stasera alla gara. Ho capito. Poi casca dentro un forno e si mangia senza problemi. Ecco come si cattura un ticheco con la focaccia, secondo lei. Vada via, il signor Achille. Per un giorno, un giorno. Perché toccano a me questi personaggi credibili? Mario Cardinali, l'amico del Vernacoliere, compratelo perché ho un giornale meraviglioso, ti saluto da qui, ho difficoltà a raggiungerti. Allora, ne parliamo un'altra volta del Vernacoliere, il tuo Vernacoliere comunque è già nelle edicole, la nuova edizione. Allora, dicevo, è il momento di parlare di voi. Voi adesso siete grandi protagonisti, lo faremo rapidamente perché è il momento dei tipini. 1, 2, 3. E allora parliamo di Sash, prenderò 2 o 3 di voi. Sash, sapete che non ha bisogno di presentazioni. Allora, prendiamo lei. Venga. Voilà, buonasera. Il suo nome? Pugi. Ah, Luigi, avevo capito tu. Allora, Sash, ricordate l'abbigliamento? No, prendo lei direttamente, guarda che maglioncino. È normale, no? No, dico, è normale lei. Ah, ecco. No, nel senso che... È con la moglie? No. È solo? Luigi. E poi prendiamo una bella... Posso prendere lei, visto che... Ah, no. Ecco qua. Come ti chiami? Jessica. Ah, pensavo anche tu, nettezza urbana. Della serie. Allora, una cosa molto semplice. Vi farò fare, andiamo direttamente su questa cosa che ho scelto io. Allora, immaginiamo che voi due siate due fratellini, del tipo Hansel e Gretel. Allora, vi potete mettere qui in ginocchio, piccoletti, e fate Hansel e Gretel. Chi sei tu? Gretel. Infatti è la femminuccia Gretel e Hansel è il maschietto. Perfetto. Allora, tu sarai? Gretel. Cioè il maschietto? La femmina. La femminuccia. E tu sei? Hansel. Mettiti in ginocchietto, tranquillo. Tu chi sarai? Non lo so. Tu sarai il rumorista che, vicino a me, che sarò il narratore, voi mettetevi vicini e tenetevi per la manina come Hansel e Gretel e camminate nel bosco canticchiando una canzone. Andiamo sulla montagna. Ora, onde rompervi tutti i ginocchi. Non arrivate, fate finta di... Ecco, fanno finta di camminare. Ecco, lui dà delle botte clamorose. Eccoci qua. Era una notte buia e tempestosa. Era una notte buia e tempestosa. Allora, no, scusa. L'emozione, sei stato preso al volo, tu sei il rumorista. Se loro sono Hansel e Gretel, tu sei il rumorista. Era una notte buia e tempestosa. Lo devo dire? Sì. Era una notte buia e tempestosa. Grande! Devi fare i rumori della notte buia e tempestosa. Ok. Non è assolutamente niente preparato. Purtroppo. Allora, era una notte buia e tempestosa. Scusi, volevo dire una cosa, io questa novella... No, non la conosci? Ecco perché. Quindi sei scusato. Scusate, silenzio. Era una notte buia e tempestosa. Era una notte buia e tempestosa. Sì. Allora, fermo un attimo. Fatemi spiegare. Tu dovresti fare il rumore della tempesta e del buio. Te fai solo i rumori, lo dico io. Io lo dico, tu fare rumori. Era una notte... Era una notte buia e tempestosa. Si udivano i lupi ululare. E anche le ambulanze. Non sarà. I piccoli fratellini Hansel e Gretel dovevano però raggiungere la casa della nonna in mezzo al bosco. Che devo fare? Okay. Qui non c'è nessun rumore. Si facevano coraggio cantando una canzoncina. Andiamo.
Quelli sono i sette nani. Andiamo sulla montagna dove... Brava, brava, brava. A un certo momento si udì un rumore. Cos'è? È un rumore. Ho capito, è un rumore, ma loro devono... Che rumore è? Fai un rumore credibile che loro possono dire poi... Oh, senti il rumore del... Non lo so. Falli uno qualsiasi! Rifai quello di prima, vai! Yeah. E Gretel esclamò! Oddio, senti il rumore del... Non ho capito il rumore! Nemmeno noi! Io che dire? E Gretel rispose! No, è Hansen, chi siete? Amundsen sembri te. Vai, cosa rispose? Non lo so, non lo conosco. Camminarono nel bosco per molte ore e c'erano le foglie che facevano un grande rumore nel bosco. Sparavano! Erano delle foglie che sparavano! Mai viste in quel bosco c'erano! Finalmente arrivarono alla porta della casa della nonna e si udì un altro rumore. La porta si aprì. Knock, knock. Basta! Bravissimi! I tipini tacci stasera! Bravi! Allora, toglietemi una curiosità. Allora, ricordiamo i vostri nomi. Jessica. Lando? Luigi. Luigi, scusami. Lando, una curiosità che in questo momento abbiamo tutti noi. Cosa fai nella vita? Faccio ragioniere, sono ragioniere. Ragioniere? Va bene. È uno che ragiona, giustamente. I premi. Oh, buonasera. Che belli occhialini. Li posso regalare a Jessica? Grazie. Bene, e soprattutto i premi Sash per voi. Ricordatevi che Sash sono tanti punti vendita in tutta Italia. I prezzi più competitivi in più in questo periodo ci sono. Fammi vedere cosa c'è dentro. Fai vedere a Lando cosa c'è dentro. Lando, devi dividere con Luigi, Equamente per Benino. Tu invece tutto per te, il sacco Sash, perché è il sacco di Miss Italia. La maglietta, eccetera, eccetera. Il calendario di Aria Fresca, eccetera, eccetera. Il cappellino. Insomma, tanti regali per voi. Sash, moda di essere. Grazie! Lando! Grazie, scusa, ti volevo salutare. Prego. Torna anche martedì prossimo, quando vuoi, Lando. Allora, per finire alla grande, non potevamo non finire che non con lui! L'unico, inimitabile, il più grande, il padrone della Versilia, è Mario! Mario, è un piacere. Allora, già senti, te ti sei sbagliato il personaggio, te lo dico io. Se mi spoglio e tiro fuori il capetano. Sì, Mario. E non c'è per nessuno Marianna Gani, no? Mario, te lo Mario. Voglio io, perché mi ispira Marianna Gani. Senti Mario, innanzitutto partiamo subito. Allora! Oh Carlo! Credici! Ci crederò, ma te se ti pesca la finanza, Marianna Gani. Perché? Lavori al nero tutta la stagione, sì, vedrai? Sta scherzando ovviamente. Ma non ha fai ovviamente scherzando. Allora, come va innanzitutto? Ma diciamo, mi sento tanto bene, Carlo. Diciamo. Sono stato un decinaio di ore a pesca oggi, no? Decinaio, eh? Ho preso una sciabica, Marianna, sì, che mi fa... Scusa, mi fa un po' male, mi si è fiammato il nervo sciatico, diciamo. Vorrei dire la sciatica. Se andava anche te a pescare allora, no. Vero che sei un personaggio, no, pescatore, senti, anche te. 15 giorni che non ti vediamo, dove sei stato? Sono stato, diciamo, ed immediatamente... Marianna, che ho la potenza, sempre la
Oh Carlo! Oh Carlo! Vai andare a cani! Ciò potenza dei bracci! Mi volevi un po' un tatuaggio, ho detto, sono pigliato il Black Decker! Ma esagerato! Ma è esagerato, ma è andato a cani! E allora? Dove sei stato in queste due settimane? Sono stato, diciamo, immediatamente, diciamo, in vacanza. Ah, dove? Beh, a me la vice! E mi fa, oh Mario, dico! La vice! E vice! Sì, ci vieni, in vacanza, siamo andati in crociera a Costa, no? Ah, Costa, Costa. Costa parecchio la crociera. No. Dicevo Costa, la linea... Costa, la linea Costa, di andare a fare un giro, diciamo, siamo divertiti parecchio, mi sono rilassato, diciamo, determinatamente. Oh, finalmente ti sei riposato. Sì, mi sono riposato. Mi sono riposato, ma è andagani. Ho trovato a lavorare a Colino. Anche in crociera. Oh, Carlo, da senti. Ah, se arriva a questa crociera che ho trovato con la cuginotta, no? Quella attrice... Maria Grazia Cuginotta? Sì. E dov'era? A Puppa, no? Era... Vabbè... Questa è una battuta tanto per divertire la gente, no? Certo. Ah, da senti! Ah, chi c'era in questa crociera? Da senti, in questa crociera c'erano diversi VIP, no? C'erano diversi lavori, no? Lui mi sono stato bene, ho fatto il bagno in piscina. L'unica cosa è venuto il capitano, mi ha detto, guardi Mario, mi farebbe, diciamo, determinata, diciamo, determinatamente, una cortesia. Sì. Quando è in piscina che si mette a nuotare, potrebbe nuotare a favore della corrente. Perché mi rallenta, diciamo, un po' la nave, no? Quando vado... Oh Mario, ma che stai scherzando? Tu dentro la piscina della nave te la rallentavi. Ma mi pigli un giro, se no piglio vado no, via. No, 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 ci credo. Vabbè, se insomma, ci credo. Allora, allora, dimmi un po', poi. È stata una bella, siamo andati a fare un giro, diciamo, no, siamo stati... Diciamo, mi pare di essere stato nel mare del sud, mi pare, ora non trovo. Come, perché ti pare, scusa? Io, c'erano i pesci, facevano minchia, no. Deve essere stato mai in sud per forza, oh! Mi immagino. E allora? Allora! Ragazzi, è un mio giusto anche là, potete, braccio, ma no, dai! Andiamo questo racconto di questa crociera. Ah, allora, questa crociera, andiamo! Sono stato bene, erimo da senti, erimo io, Giova, Venna, Francesca, c'era con la Beatrice. Quella che faceva la pittrice. No, ha cambiato mestiere, no. E che fa? Ora fa l'operatrice. L'operatrice turistica? No, l'operatrice chirurgica proprio. Come l'operatrice chirurgica? Sì, l'operatrice proprio in chirurgia, no, senti. Fa le operazioni, solo l'hanno licenziata, no. Che ha fatto? L'ha fatta grossa. Che ha fatto? C'era il chirurgo, lei era tutta lì, faceva l'infermiera, no? Certo. A un certo punto arriva il chirurgo e va così, dice, guanti, e lei, 10. In sala operatore. In sala operatore, no? Allora... Allora via, sì. L'hanno licenziata a me, dammi... Comunque, finalmente in crociera ti sei rilassato. Mi sono rilassato. Questa mica banca a me, dati bacetti. Ci crederò, ma... Allora, ah, da, senti! Ti sei rilassato, sì, sì o no? Sì, mi sono rilassato, ma è una cane. A un certo punto la nave si è incagliata, no? Si è incagliata? Ma faceva tu... Tu... e incagliava, no? Ma è una cane. Allora ha detto, da, senti, mi butto io, no? Stilografica mi sono buttato, eh? Stilografica? Sì, c'era anche per le penne, fanno le penne stilografica, no? Mi butto, l'acqua, ma... Oh, Gallo, da, senti, quelle hanno navi che vanno 30-40 nodi. Beh, certo, viaggio. A scioglierli tutti, ma neanche... È un bel problema, eh? E tu ci sei riuscito? È andata, e dice, tutti i nodi vengono in aspetti, mi c'è avuto un pezzo di 15 km, ma è andata, per dici cagliala. Ma insomma, siamo ribattiti. Oh, allora... A un certo punto, Gallo, è ben bello, ma è andata, Tutto di risolto. Di questa fida tutto risolto, tutto navigazione risolto. Perfetta. Sì, è stata la navigazione perfetta, ma è andata. A un certo punto viene a me la bici e mi fa, oh Mario, dico, oh bici, dice, c'è una palla, no? Dico, se è a palla vuol dire che gli scappa. Una palla ci sarà stato se la nave prima era rimasta incagliata. Sarà no, rimasto... ma da, senti, c'era questa palla, no? C'era sta palla, c'era sta palla, no, volevo al comandante, volevo questo comandante, dico, Dio, comandante, ma è una cagata. Gli sarebbe, diciamo, una determinata palla.
fastidio, e lei come si permette, mi diciamo determinatamente, di a me che c'è la palla. Dico, e lei chi è? Lui dice, io sono un capitano di lungo corso. E sì, io ho detto, io sono un bagnino del lungomare, perché... per rendere Banfer Focaccia. No, per rendere Banfer Focaccia. Per rendere Banfer Focaccia con la Gegina. Chiaramente. Ah, questo qui dice, che è successo? Dice, sto già una palla. Ma ne hanno a gare. Oh, Carlo! Oh, Carlo! Oh Carlo, credici, 30 secondi erano Marianna Cane tutti sul ponte. Tutti. Marianna Cane, hanno buttato il gommone di sotto, sì, e tutti sul gommone, certo, no? Certo, prima le donne, poi i bambini. No, tu, prima le donne e poi i bagnini, no, volevo andare io. Allora hanno buttato, ma senti, ah, questa c'è un paio di tutte le donne, bambini, il comandante, erano Marianna Cane tutti su questo gommone, e no? Te? Sulla nave. Lui, l'uomo, il grande Mario, l'uomo che non aveva paura di niente. Pensate, lui era rimasto solo sulla nave, tutti gli altri via e lui solo sulla nave. Che grande uomo, lì in attesa che la nave affondasse. Grande Mario. Come affondasse? Hai detto c'era la palla. Sì, ma mia sulla nave, sul gommone, Marianna. Questa volta hai superato le stesse. Allora, Mario, Mario, il bagnino del Forte dei Marmi. Ma come, io pensavo, anche questa volta è riuscito a stupirci. Tante lettere, però dovrei far vedere tutte, ma è impossibile. Vi faccio vedere piuttosto, attenzione alla sorpresa, il grande libro di Aria Fresca nelle migliori e nelle peggiori librerie. Tra un po' sta per arrivare anche il CD con le canzoni di Aria Fresca. A proposito, da stasera ci vi faremo ascoltare nella nostra sigla finale delle canzoni nuove, delle canzoni... La rivuota, guarda lei, essere la figlia di Lando. Dicevo, vi faremo sentire le canzoni nuove che saranno racchiuse in questo CD. Intanto prenotatelo anche in questo caso nei migliori e nei peggiori negozi di dischi. Voglio salutare anche e ringraziare, stasera permettetemi di farlo, i parrucchieri Bella Art Hair Studios che ci seguono nel nostro lungo percorso. Li chiameremo, ma non prima di aver chiamato i protagonisti di questa grande puntata. Eccoli! Emanuela Aureli, Katia Beni, veloci, veloci, Lucio Caizzi, Gaetano Gennai, poi chi c'è? Nicky Giustini, Graziano Salvadori, Sergio Ricci, e poi chi ho dimenticato? Giorgio Panariello e Carlo Conti. Eccoli anche gli amici dell'Art Hair Studio, venite. Eccoli qua. Vorrei, ecco, allarghiamoci per far vedere anche gli amici dell'Art Hair Studio. Andate, fate la passerella, vai, fate la passerella. Ma soprattutto voglio ringraziare il grande pubblico della Bussola. Ricordiamo gli appuntamenti teatrali con Aria Fresca, con Giorgio Panariello, il 19, la replica straordinaria al Teatro Tenda di Firenze, il film I Laureati in tutti i cinema di Leonardo Pieraccioni, e appuntamento con Aria Fresca mercoledì prossimo. Buonanotte! Strano amore, scommettiamo che non ne puoi più. Ridi che ci
in collaborazione con... Buonasera.